Ma chi? Ehi, sei tu! Ma come sei arrivato qui? Sei stato tutto il giorno nello zaino. Penseranno che ti abbia rubato. Chi ti ha messo qui? Oh mio Dio, tu sei la cosa più carina che io abbia mai visto! Magari potresti rimanere per un pochino, giusto? Il signor Bridwell non ha detto il tuo nome, quindi forse non ne hai uno. Che ne pensi di... qualcosa di figo e vecchio stile? Come... Floyd! No, ok. Ebenezer! Scusa? Ismael! Viene dalla Bibbia! No... Clifford! Ti piace Clifford? Clifford sia! È perfetto per te! No! Lucio Casey ti scoprirà! Clifford, dove sei? Ma... è il mio apparecchio dei denti! Hai fame, piccolo? Andiamo! Perfetto! Clifford, no! Le mie pantofole nuove, Clifford! Clifford, no, ridammela! Sul serio? Ti chiamerò Ebenezer se ti comporti così. Forza, molla! Molla, Clifford! Bravo. Clifford? Clifford, dove sei? Ti piace il tacchino, Emily? Dove sei? L'ho trovato nel mio zainetto, non è colpa mia. Io ho espressamente detto di no e tu mi hai completamente ignorato. Te lo giuro, lui è comparso dal nulla. Oh, comparso dal nulla, eh? Cos'è quello? Che cosa sono? Virgolette. Gli adulti le fanno spesso, quando dicono qualcosa che non pensano. Ti prego, zio Casey, può restare solo per una notte? No, assolutamente no. Ho promesso a tua madre. Oh, per favore. No, non cederò al tuo piccolo broncio. Oh, ok, una notte. E domattina presto torna da quel vecchio strano che abbiamo incontrato in quel gazebo. Dirlo ad alta voce la fa proprio sembrare una scelta così sbagliata. Io non capisco, perché non lo possiamo tenere con noi? Perché non puoi prendere un cane. Una notte e basta. Tu non... Thank you.